Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei libri preferiti del 2017. Non tutti sono usciti nel 2017, penso in realtà che quasi nessuno sia uscito quest'anno, però sono i libri che io ho letto quest'anno e che mi sono piaciuti tanto. Devo ammettere che quest'anno ho letto tanti libri, ma pochissimi mi sono rimasti dentro, pochi mi sono piaciuti realmente tanto, per questo ne ho selezionati soltanto, tra virgolette, soltanto 7. Il primo sicuramente l'avrete già riconosciuto dall'anteprima perché è un'edizione molto particolare ed è Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Questa bellissima edizione illustrata è di Rizzoli e ha un prezzo di copertina di 25 euro. Io sì, non avevo mai letto Orgoglio e Pregiudizio prima di quest'anno e devo dire che me ne sono innamorata di questa storia, dei personaggi, ma soprattutto delle ambientazioni. Avevo molta paura perché i classici mi intimoriscono. In realtà ho trovato i personaggi molto contemporanei, mi sono piaciuti veramente tanto, in particolare Elizabeth, e finalmente ho avuto l'opportunità di conoscere il signor Darcy, di cui sentivo parlare tantissimo in giro, ma non capivo bene il motivo, ora comprendo. L'ambientazione poi di questo romanzo l'ho trovata meravigliosa, mi sarebbe piaciuto tantissimo vivere a quei tempi. Ed è stato bello per me vedere una storia ambientata in questo periodo, in particolare come era vista la famiglia e in particolare il matrimonio, ma anche la donna. È stato molto interessante per me. Sembrava infatti che l'unico scopo nella vita di una donna fosse trovare marito e quindi doveva fare tutto il possibile per rendersi più appetibile possibile ai pretendenti migliori. Una cosa che mi ha fatto sorridere molto. Però ecco, nel complesso è stata una lettura meravigliosa. Mi è piaciuto praticamente tutto di questo romanzo e non vedo l'ora di leggere altro di Jane Austen. Un altro libro che mi ha letteralmente rubato il cuore è A Court of Mist and Fury di Sarah J. Maas, edito dalla Bloomsbury al prezzo di 7,99 sterline. Questo è il secondo libro di una trilogia, quindi non entrerò tantissimo nel dettaglio per quanto riguarda la trama, però è il mio preferito della serie. È semplicemente perfetto, l'ho amato. Innanzitutto si tratta di un libro fantasy ambientato in un mondo in cui le fate non sono carine e coccolose, ma sono temibili. E la protagonista è un'umana che odia le fate, ma che si ritrova per una serie di eventi in questo mondo. Ho amato tantissimo l'ambientazione perché viene tutto descritto molto bene, secondo me, a partire dagli ambienti, l'arredamento, i vestiti, i profumi. È una cosa che mi ha colpito tanto, quindi sono riuscita a... è come se lo avessi visto veramente questo mondo e mi è piaciuto tanto. Inoltre i personaggi li ho trovati molto complessi, ben caratterizzati. Ci sono sì dei personaggi che mi piacciono più di altri, però nel complesso devo ammettere che sono ben costruiti. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è l'equilibrio fra scene d'azione, combattimento, conflitto, intrighi di corte, quant'altro, e la storia d'amore. Temevo infatti che la storia d'amore prevalesse sulla trama del libro, che fosse la cosa principale, invece così non è stato e mi è piaciuto tanto perché sì, sono una persona comunque romantica, interessata anche all'aspetto romantico della storia dei due personaggi principali, voi che lo avete letto potete capirmi. Però allo stesso tempo ero interessata comunque anche al mondo fantasy, quindi secondo me c'è un buon equilibrio che mi ha fatto adorare questo libro. Per non parlare appunto delle scene d'azione e dei colpi di scena, basti pensare a come è cambiato tantissimo un personaggio dal primo libro all'ultimo. Ecco, in questo senso c'è stata una vera e propria evoluzione dal primo libro al secondo. Il terzo non lo cito nemmeno perché è stato un po' me, però il secondo libro secondo me è veramente il meglio della trilogia, ha tutto quello che cerco io in un buon fantasy, una costruzione del mondo molto accurata, degli elementi, creature magiche che comunque mi sono piaciute tanto, ma anche un aspetto diciamo più personale e umano, ovvero non soltanto la storia d'amore ma anche le relazioni che ci sono di amicizia, parentele, quant'altro all'interno, o meglio fra i personaggi. Uno dei primissimi libri letti nel 2017, ma ad oggi uno dei miei preferiti in assoluto, Poirot e Me di David Suchet, edito dalla Headline al prezzo di 8,99 sterline. Purtroppo ancora non è stato tradotto in italiano, spero lo facciano presto perché
meraviglioso. In pratica è la storia di questo attore che ha interpretato per 25 anni Poirot nella serie televisiva e racconta appunto un po' della sua storia, ma soprattutto come si è imbattuto nel personaggio di Poirot e qual è il suo rapporto con esso. È stata una cosa interessantissima per me che amo alla follia il personaggio di Poirot, personaggio di Agatha Christie. Mi sono vista almeno 3 o 4 volte tutti gli episodi della serie che conta tipo 13 stagioni, quindi potete capire quanto sia stato bello per me rivivere episodio dopo episodio, la vita dell'attore, scoprire i trucchetti che ci sono dietro al suo personaggio, come ha fatto a immedesimarsi, se si è informato, come ha costruito il personaggio, che cosa è diverso rispetto ai libri, queste tante piccole cose che per un fan, diciamo, per qualcuno che apprezza così tanto un personaggio, sono incredibili. Poi, attraverso questo rapporto con Poirot, l'attore comunque parla tantissimo della sua carriera e della sua vita personale. Per me è stato interessantissimo perché, come vi dico, amo Poirot, amo la serie televisiva e quindi scoprire i retroscena è stato stupendo. Anche il modo che ha comunque di narrare l'autore l'ho trovato veramente molto interessante, non risulta mai noioso o pesante, cioè tutta la sua vita è super interessante e stupenda. E lo so che probabilmente non potrei farlo, ma me ne frego perché il video lo faccio io, sono io che ho letto questi libri e non potevo non citarlo perché oggettivamente è uno dei più belli che io abbia letto. Ovvero Poirot a Sta Escort di Agatha Christie, edito dalla Mondadori al prezzo di 10 euro circa, se non sbaglio. Questa è un'edizione vecchissima che avevo preso in scambio su Bookmooch. Comunque troverete la versione, l'edizione attuale, linkata qua sotto in descrizione, così come tutti gli altri libri che vi citerò oggi. Con Poirot e Agatha Christie vado praticamente sul sicuro, questo è vero, però ci sono dei romanzi che mi sono piaciuti più di altri. Questo in particolare è il mio preferito al momento, è il primo caso di Poirot. Quindi Agatha Christie ce lo presenta, lo conosciamo per la prima volta, viene descritto anche nei suoi modi di fare. Per me è stato semplicemente magico e nonostante io mi ricordassi anche l'episodio della serie televisiva tratto da questo romanzo, il romanzo è riuscito a fregarmi. Alla fine non sapevo chi fosse il colpevole e responsabile, nonostante tutti gli indizi fossero comunque lì a disposizione, come sempre. Per dirvi quanto è intelligente l'autrice, quanto è in grado di ammaliarti, di fornirti le informazioni giuste, però assieme a tante altre informazioni che magari sfuggono. Innanzitutto si tratta di un giallo secondo me molto intrigante, con una risoluzione per niente facile o scontata, e in grado quindi di affascinare secondo me anche i non amanti di Poirot, chi semplicemente è alla ricerca di un romanzo abbastanza fresco e intrigante. Poi a me piace molto come scrive Agatha Christie, in grado di descrivere in maniera efficace gli ambienti senza cadere in grandissime descrizioni, ma soprattutto in grado di descrivere bene secondo me le persone, come erano le persone a quei tempi, com'era la società, la mentalità, ed è una cosa che trovo molto interessante ed è una delle cose che più mi colpisce di questa scrittrice, non tanto l'ambientazione, l'Inghilterra, il periodo storico che comunque a me affascina, ma le persone, il lato umano, veramente strepitoso. Se non avete mai letto nulla di Poirot, cominciate da questo perché è bellissimo. Se non avete mai letto nulla dell'autrice, cominciate da questo perché è bellissimo. In poche parole, leggetelo perché non ve ne pentirete. Un'altra storia straordinaria che ho letto quest'anno è Abigail di Sobo Mogda, edito da Anfora Edizioni al prezzo di 18 euro. Trovate un'intera recensione qua sul canale, a cui tengo particolarmente, quindi ve la linkerò nelle schede qua sotto in descrizione. Questo non solo è un libro bello per quanto riguarda il contenuto, ma ci sono affezionata anche personalmente. Mi è stato infatti inviato dalla casa editrice, è stata la prima collaborazione con loro. Mi è stato dedicato, la dedica qui tra l'altro è appunto in ungherese. Dopo averlo letto sono stata a Budapest alla mostra dedicata a Sabo Magda assieme a mia nonna e ci siamo viste il film per la televisione in due puntate che hanno fatto appunto tratto da questo romanzo. Quindi c'è una storia dietro personale molto molto forte, sono legatissima a questo libro.
A parte questo, comunque, la storia è veramente bella. È ambientata in Ungheria, parla di una ragazza di Budapest che improvvisamente viene portata in collegio in un posto un po' sperduto al confine, dal padre, l'unico genitore che le è rimasto. Questa scuola è molto rigida e severa, non soltanto per quanto riguarda la religione, ma, le ragazze non possono avere effetti personali, devono essere vestite tutte allo stesso modo, acconciate tutte allo stesso modo, quindi Agina, la protagonista, sembra una vera e propria prigione. È una storia, diciamo, di formazione, perché parla comunque di una ragazza adolescente, di come vive questo trasferimento, questo cambio di vita repentino, come si rapporta con le altre ragazze della scuola, con gli insegnanti e quant'altro, ma allo stesso tempo parla anche della guerra dei nazisti in Ungheria. È stata quindi una lettura molto interessante per diversi aspetti. Io ho apprezzato tanto alcuni personaggi della storia, come ad esempio Jujon, che è la tutrice di Gina. È una figura che è autorevole, deve far rispettare le regole, però allo stesso tempo è molto materna, si immedesima, si rivede un po' in queste ragazze e cerca di aiutarle, di star loro vicina come meglio può. È un romanzo quindi validissimo, soprattutto se non avete mai letto nulla di questa autrice che è ungherese, non tanto perché io ho radici ungheresi e quindi sono particolarmente legata a questo titolo, ma in generale è veramente un romanzo straordinario. Continuando abbiamo Elantris di Brandon Sanderson, questo è un libro fantasy autoconclusivo abbastanza corposo, edito da Fanucci Editore al prezzo di 26 euro. Elantris, la città degli dèi, è ormai caduta in rovina e all'interno di questa città ci sono soltanto persone, diciamo, maledette. Chiunque può essere colpito da questa maledizione, perfino il figlio del re. Questa storia è narrata da tre punti di vista, quella del principe Rauden che viene appunto rinchiuso nella città di Elantris, piena di persone, tra virgolette, maledette, dimenticate completamente dal regno. La principessa che avrebbe dovuto sposare Rauden, Sarene, che quindi si ritrova in un regno che non è il suo, e Rathen, un alto sacerdote arrivato nel regno per convertire la popolazione. Questo libro fantasy mi è piaciuto tantissimo, a partire dal sistema, diciamo, magico. Elantris era una città abitata infatti da persone a cui era stato donato un potere magico, erano bellissime, avevano appunto questi poteri. All'improvviso, però, quello che era un dono si è trasformato in una maledizione. Le persone venivano sfregiate, avevano delle macchie sul corpo e venivano abbandonate in questa città, dimenticate da tutti. Essendo immortali non potevano morire, ma pativano comunque la fame, avevano il dolore. Una volta che si facevano male, continuavano a sentire quel dolore per sempre, quindi qualcosa di veramente atroce. Mi è piaciuto tanto anche il fatto che la storia sia narrata da diversi punti di vista. Uno, appunto, il principe caduto in sventura in modo da avere una visione più approfondita della città di Elantris. Inoltre Rauden cercherà in qualche modo di risollevare questa città caduta, ma il mio personaggio preferito è probabilmente Sarene, la principessa che si ritrova in un posto che non è casa sua, dover avere a che fare con persone che non fanno parte della tua famiglia, ma le devi trattare come tali perché eri promessa sposa. Non è facile anche perché lei era abituata ad essere comunque autorevole, ad essere trattata in un certo modo, una persona veramente tosta, mentre in questo nuovo regno viene trattata come tutte le altre donne, quindi 10.000 spanne sotto agli uomini. È bello vedere come cerca di rifarsi, come cerca di imporsi e cambiare le cose. E un altro punto di vista, secondo me, molto interessante è quella, diciamo, del cattivo. Che è un personaggio molto sfaccettato, non è totalmente buono o cattivo. Ci sono tante cose che si mescolano ed è bello, le sue parti sono belle da leggere proprio perché si percepisce questo conflitto. È una storia fantasy, secondo me, molto valida, soprattutto se state cercando qualcosa di autoconclusivo che però non sia carente, che ne so, dal punto di vista appunto della costruzione del mondo, perché in questo senso l'autore è stato molto bravo. Come al solito, Brandon Sanderson mi fa sembrare tutto molto fattibile, reale. Tutto ciò che è fantasy nel libro potrebbe benissimo accadere oggi, per come viene spiegato da lui. Inoltre, questo libro è molto importante per me perché mi è stato dedicato dall'autore che ho incontrato a Luca Comics del 2016, se non sbaglio, quindi è doppiamente importante per me.
L'ultimo libro che vorrei citare oggi è un libro che non posso mostrarvi fisicamente perché purtroppo non lo trovo, ma in ogni caso è L'amore è un dio di Eva Cantarella. È un saggio edito dalla Feltrinelli che parla appunto di amore nell'antica Grecia. In realtà parla di tante cose diverse, parte dall'amore, quindi raccontando le storie della mitologia, della tradizione greca, una cosa che ho apprezzato tanto anche perché ho letto questo libro mentre ero a Cefalonia, quindi in Grecia. È stato stranissimo, però molto magico. Inoltre io sono molto affascinata dalla mitologia greca, quindi riscoprire le storie, rileggerle è stato molto bello, anche perché non erano raccontate giusto per raccontarle, ma per sottolineare alcuni aspetti dell'antica Grecia, in particolare le relazioni amorose fra uomo, donna, 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 uomo e uomo. Quindi si ha una visione abbastanza ricca di quelle che erano le relazioni ai tempi. Si parla tanto però anche del ruolo della donna, le differenze con gli uomini, non soltanto per quanto riguarda le relazioni, ma proprio a livello di società, ma anche di politica. Quindi si parte sì dall'amore, ma poi si tirano fuori tutti i vari aspetti della società, partendo appunto dalla politica, la famiglia, i diritti delle donne e quant'altro. Una cosa che ho trovato estremamente interessante, perché si parte dall'antichità e si può immaginare come si è evoluta o no, per certi aspetti, la nostra società. E per me personalmente è stato molto bello vedere le storie, i racconti della mitologia anche in una nuova chiave, non semplicemente quella del racconto bello, magari romantico, favola, ma proprio ai fini di capire quali erano le usanze a quei tempi. Quindi sotto questo punto di vista è stato molto educativo e istruttivo per me. Questi erano quindi i libri che ho apprezzato maggiormente nel 2017. Sul canale trovate anche la mia top 10 dei fumetti migliori del 2017, sempre nelle schede qua sotto in descrizione. Mi raccomando, fatemi sapere qual è stata la vostra classifica, la vostra top 5, 10, insomma, i libri che vi sono piaciuti di più durante quest'anno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!